Nuovo appuntamento con l'angolo informativo targato Star Casino Sport, tutte le tematiche di giornata, chiusa la parentesi, la settimana dedicata all'Europa, c'è il campionato che incombe con gli anticipi, con una corsa scudetto sempre più avvincente, partendo da quelle che saranno le sfide appunto del sabato e partendo dal Milan, un Milan che ritrova praticamente l'abbondanza a disposizione di Pioli perché recupera Ibrahimovic, recupera Romagnoli, per un Milan che proverà a giocarsi questo rush finale con i migliori in campo. La condizione straordinaria di Giroud, ma anche il recupero di Zlatan Ibrahimovic è sicuramente un fattore che può servire come in questa parte conclusiva della stagione. Partendo già da questo match, che vediamo anche dal punto di vista grafico, andiamo a sintetizzare, se vogliamo, alcune percentuali proprio in relazione al match tra il Milan e l'Empoli. Quale sarà il risultato esatto? 2-0 al 15%, 2-1. Al 13%. Non soltanto questa sfida che andrà a caratterizzare il sabato, in grafica andiamo a dare un'occhiata anche alla Juventus, che cerca di scalare posizioni in classifica, affronterà una Sampdoria che invece deve guardarsi attorno a una situazione di classifica un po' deficitaria. Come finirà il match? Segno 1 al 20%, segno X al 25%, segno 2 al 55%. Spazio anche al Napoli, il Napoli che si allena nel migliore dei modi per cercare di alimentare quella che è appunto la corsa scudetto della formazione allenata da Luciano Spalletti, consapevole che la tabella di Spalletti in questo momento prevede di poterle vincere tutte le partite se si vuole ancora continuare a sognare dopo la sconfitta nello scontro diretto con il Milan. Un Napoli che non vuole fermarsi, un Napoli che ovviamente deve ripartire, ma lo farà contro una delle squadre più in forma in questo campionato, vale a dire l'Ella Verona di Igor Tudor. Anche qui dal punto di vista grafico sintetizziamo alcune percentuali che ci possono aiutare insomma in vista del prossimo match. Verranno segnati più di 3 gol? Under 2,5 al 45%, over 2,5 al 55%. E poi il quadro relativo anche all'Inter. L'Inter che deve fare i conti con alcune defezioni, su tutte quella di De Vrij in difesa, ma in extremis recupera Brozovic. Infatti la buona notizia arriva proprio dagli esami strumentali negativi, insomma, per quanto riguarda il centrocampista croato, che verrà monitorato ancora di più, però diventa un perno indispensabile, cardine in quello che è lo scacchiere proprio di Inzaghi, con l'allenatore che certamente punta su di lui e punta anche sul ritrovato Barella dopo la squalifica ad Anfield. Come detto, in difesa non ci sarà De Vrij per quanto riguarda l'Inter, che punta anche sulla verve realizzativa di Olatoro Martinez, che si è sbloccato in campionato e si è sbloccato anche in Champions. L'avversario è il Torino, facciamo il punto della situazione anche dal punto di vista grafico, perché poi ha un Torino con diversi elementi da mercato, come Bremer ad esempio in difesa, che piace proprio all'Inter. Come finirà il match? Segno 1 al 20%, segno X al 25%, segno 2 al 55%. E con il focus sul campionato siamo giunti in chiusura del nostro consueto angolo informativo targato Star Casino Sport.